Dormirci su. O verbo principal é dormire. O que significa dormirci su? Significa refletir sobre algo. Quindi dormirci su significa riflettere su qualcosa. Vamos ver um exemplo? Vou te mostrar um vídeo de um italiano falando uma frase com esse dormirci su. Ovvero dormirci su una notte. Sì, oggi prima di inviare un'email delicata, in qualsiasi caso faccio passare la notte. La mattina successiva quello che faccio è fare una specie di terza revisione della mia email e a quel punto e solo a quel punto premo il fatidico tasto invio. Eu transcrevi essa frase, você vai ver que lendo a frase vai entender melhor. Mas ele diz assim: Ovvero dormirci su una notte. Sì, oggi, prima di inviare un'email delicata, in qualsiasi caso faccio passare la notte. La mattina successiva, quello che faccio è fare una specie di terza revisione della mia email e a quel punto, e solo a quel punto, premo il fatidico tasto invia, invio uno su enter. Então, aqui, ó, ovvero dormirci su una notte, ou seja, refletir, dormirci su, refletir uma noite. Oggi, prima di inviare un'email delicata, oggi, antes di inviare un email delicato, in qualsiasi caso, in qualquer caso, faccio passare la notte. Faço passare a noite. La mattina successiva, na manhã seguinte, quello che faccio è fare una specie di terza revisione della mia email. O que eu faço é fazer uma espécie de terceira revisão do meu e-mail. E a quel ponto, e solo a quel ponto, e àquela altura, só naquele ponto, naquela hora, premo il fatidico tasto invia. Aperto o fatídico botão Enter. Vamos ouvir novamente como ele disse isso. Por enquanto, aí vai refletindo sobre essa expressão. Dormir-te su. Ovvero dormirci su una notte. Sì, oggi prima di inviare un'email delicata, in qualsiasi caso faccio passare la notte. La mattina successiva quello che faccio è fare una specie di terza revisione della mia email e a quel punto e solo a quel punto premo il fatidico tasto invio.